Un gol di Cardinale al 90esimo regala i 3 punti alla Polisportiva Santa Maria contro il Castel San Giorgio. Partenza sprint dei giallorossi che si proiettano subito nella metà campo avversaria. La prima occasione però è degli avversari che vanificano una buona trama di gioco con un piattone al volo fuori misura di Nocerino. La squadra di Nicoletti replica con una girata di testa di Trimarco alta sulla traversa. Il fraseggio prolungato dei giallorossi non produce grandi occasioni da gol, mentre gli ospiti potrebbero passare in vantaggio anche con Rizzo che si lascia respingere un tiro ravvicinato da Serra. Capovolgimento di campo ed arriva un tiro fuori misura di Serrone. Al 18esimo punizione velenosa di Serrone che costringe Cesarano all'uscita. Improduttive si rivelano anche una serie di incursioni del Santa Maria intorno al 20esimo, mentre al 24esimo Serra è costretto nuovamente agli straordinari su una punizione dal limite di Ferrara. Passano 60 secondi ed è il bomber giallorosso, Trimarco, a far esplodere la tribuna del Carrano con un tiro dai 20 metri, che supera Cesarano e porta in vantaggio la Polisportiva. La reazione del rosso blu affidata ancora ad un calcio piazzato e qualche minuto dopo ad una conclusione imprecisa di Rizzo. Nel finale della prima frazione Limatola impreciso dal limite dell'area di rigore. Poi grande azione sull'asse Limatola Rizzo, ma il primo assistente dell'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Si va a riposo sul punteggio di 1-0. La ripresa inizia con i giallorossi ancora propositivi. Al 5° minuto conclusione poco distante dallo specchio della porta da parte di Serrone. La squadra di Amarante, che effettua all'inizio del secondo tempo tutti i cambi a sua disposizione, coglie la traversa con un tiro cross di De Luca. Serra nega la gioia del pari agli avversari con un super intervento sul colpo di testa ravvicinato di Faggiano. Rizzo sponda Castel San Giorgio e impreciso dai 20 metri. Così come lo è Francesco Rizzo dalla parte opposta. Intorno alla metà della seconda frazione la difesa giallorossa trema sull'azione sviluppatasi sull'asse starita Rizzo. E il preludio al pareggio che arriva al 23esimo con Polizzi che approfitta di un errore difensivo dei giallorossi e supera Serra. Alla mezz'ora Cesarano compie un miracolo su un diagonale di Trimarco. Al 32esimo, traversa di Finaldi su calcio d'angolo di Limatola e poi la difesa ospite salva sulla linea sul tapin aereo di Trimarco.
assedio giallorosso nell'ultimo quarto d'ora, che viene premiato ad un minuto dalla fine grazie a Cardinale, che veste i panni dell'attaccante e regala la rete, che vale i tre punti.